Arezzo celebra il 74esimo anniversario della liberazione dall'occupazione nazifascista. Una giornata, quella del 25 aprile, per non dimenticare il sacrificio di vite umane e non rendere così vana la lotta verso la tanto attesa liberazione dalla dittatura. È doveroso ricordarli ed è doveroso ricordare tutti. Il sindaco è un'istituzione e quindi rappresenta tutti i cittadini al di là delle divisioni politiche di colore o di appartenenza. E questo valore della libertà e della democrazia è un valore trasversale, un valore che non appartiene ad alcuno, ma appartiene a tutti. Le celebrazioni istituzionali, come consuetudine, hanno preso avvio dal parcheggio Pietri per deporre poi una corona d'alloro al monumento che ricorda i 792 caduti del comune di Arezzo. Dopo il rito religioso, le celebrazioni si sono spostate al sacrario dei caduti in via dell'anfiteatro per proseguire poi con la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro al monumento dei caduti della Resistenza in piazza Poggio del Sole. Questa manifestazione è importante per i ragazzi, per i giovani, perché intanto devono ricordare, perché è comunque la storia, ma comunque anche può servire per il futuro, per non ripetere certe azioni. 9 luglio 1944, il giorno che cambia il corso della vita di Pietro, 8 anni. Mio padre Aldo mi aveva affidato il compito di avvisarlo se vedevo arrivare i tedeschi dalla strada verso casa. Me lo chiedeva sempre ed io controllavo sempre. Ma quella mattina sono arrivato dalla parte opposta e all'improvviso mio padre era lì con me, per l'ultima volta. I militari lo catturarono e portandolo via lo uccisero. Aldo morì. Pietro subì questo shock e fu talmente forte che ancora oggi si colpevolizza per la sua poca attenzione e si pone sempre la stessa domanda. È stata colpa mia se è morto. È un rimorso che porto dentro di me e che per tanti anni ho dovuto nascondere e cancellare, ma ancora non ci sono riuscito. 25 aprile è la data della libertà degli italiani e non può essere né tirata per la giacchetta da una parte politica che se ne vuole appropriare, né minimamente sminuita in tutti i suoi valori con una serie di operazioni revisionistiche nocive per la nostra storia. Ripartire dai valori, dalle scuole, dal ricordare quello che è stata la storia del nostro territorio può essere importante per un futuro di giovani cittadini e di tutti noi all'insegna della democrazia e della tolleranza come bene più importante. Non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali, non più al davanzale per ore, mesi, anni, aspettando lui che ritorni. Non più le moire lanciate sul mondo, a prendere uno qua, uno là senza preavviso e sentirle terribilmente nell'aria. Notte e dì, capricciose tiranne. Non più, ecco tutto. Dio come siamo felici. Le celebrazioni infine si sono concluse al cimitero del Commonwealth di Indicatore.